Draghi, mercoledì alle Camere, attenzione internazionale alla crisi, Casa Bianca da Biden, grande considerazione per il premier italiano. Appello del PD, avanti con Draghi, scontro interno ai 5 Stelle, Salvini e Berlusconi, sul movimento non si può contare, Meloni, voto subito. Ucraina, ancora missili russi su Mykolaiv, controffensiva di Kiev nel Donbass, tensione per la morte di un prigioniero britannico. Sentiva che era arrivata la sua fine, la moglie di Paolo Borsellino, Agnese, in un ricordo di 10 anni fa, gli ultimi giorni di vita del giudice. Il Covid, oggi oltre 96.000 contagi, 134 i decessi, in salita i ricoveri, gli esperti raccomandano la quarta dose over 60 e fragili. L'Italia nella morsa del caldo, 7 città da bollino arancione, picchi di 40 gradi al nord, weekend di partenze per milioni di italiani. Beyoncé approda su TikTok sulle note del nuovo singolo Break My Soul, la canzone è già un successo, è il primo di una trilogia e uscirà a fine luglio. Draghi parlerà mercoledì alle Camere dopo le dimissioni respinte da Mattarella. Lunedì la missione del Premier in Algeria che aumenta le forniture di gas all'Italia. Fonti 5 Stelle, Conte non ha richiesto le dimissioni dei ministri. Il Partito Democratico al lavoro per ricucire, petizione di Renzi per un Draghi bis. Salvini e Berlusconi attaccano i 5 Stelle, sono inaffidabili. La Meloni, la crisi non rientrerà, l'Italia vada subito a votare. Atteso entro fine mese il picco dei contagi, aumentano i ricoveri e le intensive e boom di prenotazioni per la quarta dose di vaccino. Tutti assolti, 5 imputati per l'omicidio di Serena Mollicone, la 18enne ritrovata senza vita nel bosco di Arce 21 anni fa. Dopo la sentenza in aula il grido vergogna. La strage di Via D'Amelio al TG2, salvo Lopressi, agente di scorta che quel giorno scampò all'eccidio solo per un caso. Il ricordo dei poliziotti nelle parole della vedova Borsellino. Caldo torrido nel fine settimana in Italia, in diverse città, le temperature supereranno i 40 gradi. Allerta rossa in Spagna, Francia e Gran Bretagna. Governo a un passo dalla crisi, Draghi mercoledì in Parlamento, lunedì la missione ad Algeri per il gas, il Premier e il Capo dello Stato alla Camera Ardente di Eugenio Scalfari. Alta tensione tra i 5 Stelle, ipotesi di missioni di ministri e sottosegretari, Conte non le ho chieste, Di Maio al TG3 sarebbe la fine del governo, ma il movimento non esiste più. PD, il governo vada avanti, appello alla responsabilità. Berlusconi e Salvini, 5 Stelle irresponsabili, ascolteremo Draghi, Meloni agli alleati, grave portare avanti la legislatura. Mosca in Italia, un governo non asservito agli USA, Bruxelles, la Russia tenta di destabilizzare l'Europa, Casa Bianca, continueremo insieme a sostenere l'Ucraina. Biden in Arabia Saudita vede il principe Bin Salman dopo la visita in Israele nel giorno in cui il regno apre i voli da Tel Aviv. Incontro con Abu Mazen, uno stato per i palestinesi. Covid vicino il picco dei contagi, in calo l'indice RT ma resta alta la circolazione del virus. Ministero della Salute, ricoveri ancora in aumento, fare subito la quarta dose. In fumo per il termovalorizzatore di Roma che non c'è. Con la guerra alle porte, le difficoltà economiche, le bollette più care d'Europa, i prezzi della spesa alle stelle, Conte ha disarcionato Draghi per un impianto ancora da progettare. Dopo 2 colloqui al Quirinale, il Premier appare irremovibile, non disposto a ripensamenti. Riduce di un giorno il viaggio per il gas in Algeria e si prepara all'appuntamento parlamentare di mercoledì. Mattarella potrebbe respingere per la seconda volta le sue dimissioni e lasciarlo in carica fino alle elezioni, prima data utile il 2 ottobre. Intanto i 5 Stelle si lacerano e litigano sul ritiro anticipato dei ministri e il PD ne prende le distanze. Renzi lancia una missione per il bis di Super Mario. Salvini e Berlusconi uniti all'attacco dei pentastellati. Sono irresponsabili. Continueremo a difendere gli interessi dell'Italia senza aver timore del giudizio degli italiani.
Buonasera, in prima pagina il pressing su Draghi in attesa delle sue comunicazioni mercoledì alle Camere. 5 giorni di confronti e scenari per il destino del governo. Mercoledì, come richiesto al capo dello Stato che non ha accolto le dimissioni del Premier, Draghi parlerà alle Camere, Senato al mattino, poi Montecitorio. Borsa e spread recuperano le preoccupazioni dell'Europa. Speriamo di poter continuare a lavorare con Roma. I sospetti su Mosca, ruolo nella crisi? 5 Stelle nel caos, lacerati dalle tensioni interne. Conte fra riunioni, annunci e smentite. Appello di Letta, PD, Draghi va davanti. Con lui il resto del centro-sinistra. Petizione di Renzi per convincere il Premier a restare. Centrodestra tentato alle urne. Forza Italia lancia l'ipotesi Draghi bis senza grillini. Meloni, ora il voto. Immagini shock, riprendono le esplosioni nella città di Vinizia. Fra le vittime civili c'è la piccola Lisa, bimba di 4 anni, affetta alla sindrome di Down, uccisa da una bomba. Zelensky, è un genocidio. L'Unione Europea propone lo stop all'importazione dell'oro russo. Von der Leyen, estendere le sanzioni fino a gennaio 2023. Dopo 21 anni di silenzio e depistaggi, nessuno pagherà per la morte di Serena Mollicone. I giudici di Cassino hanno assolto tutti i 5 imputati per l'omicidio della 19enne uccisa, secondo l'accusa, nella caserma dei Carabinieri e poi ritrovata senza vita in un bosco. Afa opprimente, temperature percepite fino a 40 gradi da Alessandria a Milano. La bolla di calore africano aggrava il dramma della siccità e alimenta gli incendi. Nel veneziano Pineta in fiamme, paura per un gruppo di escursionisti. Emergenza in mezza Europa, dalla Spagna al Regno Unito. Una grande festa della musica, fra emozioni, allegria e danze in riva al mare. L'anima dello Jova Beach Party, raccontato dal nuovo singolo Sensibile all'estate. Questo tour che attraverserà fino a settembre le spiagge d'Italia con una tappa in montagna è la Woodstock del nuovo tempo, dice il corsaro Jovanotti. La crisi di governo lacera i 5 Stelle che l'hanno provocata. Conte convoca il Consiglio nazionale e il movimento si spacca anche sull'ipotesi, trapelata e poi smentita, di ritirare i ministri pentastellati dall'esecutivo prima di mercoledì, quando Draghi parlerà alle Camere, domani l'Assemblea dei Deputati. Draghi ha reagito con fermezza di fronte a ritardi e voti contrari. I 5 Stelle sono irresponsabili, impossibile ricucire lo strappo. È netta la posizione espressa dal centrodestra in una nota congiunta di Berlusconi e Salvini. Continueremo a difendere gli interessi degli italiani, prosegue la nota. Noi siamo alternativi a chi non vota miliardi di aiuti alle famiglie. Lisa, uccisa a 4 anni dai missili russi, le ultime immagini, diventate simbolo dell'atrocità, ritraggono la bimba con la sindrome di Down mentre spinge il passeggino per le strade di Vinnytsia prima dell'esplosione. Zelensky accusa Mosca punta deliberatamente alla strage di civili, è uno stato terrorista, va fermato. La procura di Palermo sentirà i genitori di Andrea, il bimbo di 6 anni morto a Sharm el Sheikh durante una vacanza. Si indaga sulle cause del decesso. Gli investigatori sospettano un'intossicazione, ma non da cibo. Anche il padre era stato male. Entrambi potrebbero essere entrati in contatto con sostanze velenose. Allarme caldo record e siccità per gli esperti. Le riserve d'acqua stanno finendo. Manca poco, poi i campi del nord Italia rimarranno a secco. Ad aggravare la crisi c'è il rincaro dei prezzi di energie e materie prime. Per assicurare le forniture alimentari arrivano gli accordi di filiera. È ligure il gelatiere più bravo del mondo, si chiama Marco Venturino, proprietario dei Giardini di Marzo di Varazze. Ad incoronarlo la più autorevole classifica mondiale del gelato. Venturino ha convinto la giuria di esperti con la qualità degli ingredienti e l'originalità dei gusti ispirati ai sapori della sua terra. Trani, capitale del tango, 600 ballerini sono arrivati in Puglia da ogni parte del mondo per partecipare alla 9ª edizione del prestigioso festival internazionale. Lezioni e serate di ballo nella piazza del Duomo trasformata in un palcoscenico affacciato sul mare. Le manovre politiche in corso, aspettando mercoledì le dichiarazioni di Draghi alle Camere dopo le dimissioni respinte ieri da Mattarella. Difficile l'ipotesi di un governo bis e quindi paiono avvicinarsi le elezioni chieste ancora oggi da Fratelli d'Italia. Lega e Forza Italia sono contrarie a qualunque nuova collaborazione di governo con 5 Stelle, mentre il PD invita a rinnovare il mandato al Premier.
occhi puntati soprattutto sulle decisioni del Movimento 5 Stelle che in questi minuti si accinge a riunire, sarà alle 9:30 in realtà, nuovamente il Consiglio Nazionale. Oggi i contatti tra i maggiori esponenti del Movimento, si deve decidere se rinnovare il sostegno a Draghi, molto difficile per le spinte che arrivano dalla base, o ritirare la delegazione al governo, anche questo molto difficile. Fonti interne smentiscono la notizia che Conte avrebbe sollecitato quelle dimissioni ai ministri. Un volo a suo modo storico, perché impossibile fino a poco tempo fa direttamente da Israele all'Arabia Saudita per il presidente americano Biden, una visita accompagnata dalle polemiche per l'incontro che c'è stato con stretta di mano col principe saudita Mohammed bin Salman, con il quale la tensione doveva essere ed è stata altissima a lungo per il caso Khashoggi, ma il viaggio è all'insegna della Realpolitik per l'interesse strategico di Jeddah anche come produttrice di petrolio. I giudici di Cassino poco fa hanno assolto tutti e cinque gli imputati accusati per l'omicidio di Serena Mollicone, morta il 1° giugno del 2001 ad Arce, alla sbarra Franco Mottola, ex comandante dei carabinieri della cittadina laziale, con il figlio Marco e la moglie Anna Maria. Per loro erano state chieste condanne per 30, 24, 21 anni. Assolti anche un vice maresciallo e un appuntato. Inferocita, la folla attende i Mottola all'uscita del Palazzo di Giustizia. Sono dovuti intervenire i vigili del fuoco da molte località del Veneto e del Friuli per fronteggiare il vasto incendio che questo pomeriggio ha coinvolto Bibione, nella, ovviamente, la ben nota località turistica. Come un anno fa, le fiamme, visibili anche da Trieste, hanno trovato facile esca nella pineta e sono state favorite dal vento. Grande paura per alcuni bagnanti costretti a gettarsi in acqua per sfuggire alle fiamme.